positivo il bilancio di chiusura delle attività istituzionali all'interno delle stazioni e sui treni da parte del compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo, con lo scopo di garantire la sicurezza dei viaggiatori e in generale dei cittadini attraverso la prevenzione e il contrasto dei delitti in ambito ferroviario. Nel corso del 2018 sono state impiegate 10.926 pattuglie in stazione e 1.650 a bordo treno, scortati invece 3.300 convogli con una media di circa 9 treni al giorno, 500 invece i servizi antiborseggio predisposti in ambiti civili sia negli scali che sui convogli. Altra attività di contrasto riguarda invece i furti di rame che in ambito ferroviario spesso provocano ritardi alla circolazione dei treni e di conseguenza consistenti disagi per i viaggiatori. L'attività in questione si è tradotta in oltre 200 controlli nei centri di raccolta e recupero metalli e in circa 1.500 servizi di pattugliamento nelle linee ferroviarie. Il fenomeno è risultato drasticamente ridimensionato nell'arco dell'anno. L'azione di contrasto è proseguita poi sul fenomeno delle aggressioni ai danni del personale di Ferrovie per lo Stato, risalendo all'identità dei responsabili in 12 dei 16 casi denunciati. Infine, sono stati effettuati servizi anche per il contrasto all'abusivismo commerciale delle principali stazioni, con numerosi servizi di controllo straordinario del territorio.